Benvenuti a tutti a Dante Esoterico. Oggi siamo qui per svelare un mistero che da tanto tempo ci ronza nella testa, ovvero sia, Dante è stato veramente in Ciociaria, visto Monte Cagume? La costruzione di un sentiero dantesco su Monte Cagume ha una finalità importante, cioè quella di valorizzare non solo il comune di Patrica ma l'intero territorio provinciale. L'idea è assolutamente rivoluzionaria, anche un po' folle, e cioè immaginare di avere sulla montagna il percorso dantesco. Perché il Cagume? Il Cagume perché viene citato Dante Alighieri nel quarto canto della Cantica del Purgatorio. Spesso si è discusso se effettivamente lui parla di questa montagna oppure no. Perché? Perché ci sono dei codici della Divina Commedia in cui l'iniziale, la C, è minuscola. In realtà sappiamo ci sono 125 codici su 159, chiaramente parliamo di quelli medievali, in cui l'iniziale è maiuscola, quindi siamo una ampia maggioranza secondo la quale si sta parlando di un nome proprio di una montagna. Monte Cagume è un enorme orologio cosmico che riusciva a scandire i periodi equinoziali, quindi faceva capire a queste popolazioni quando potevano raccogliere o seminare le loro sementi. Il comune che sono qui a rappresentare, che è il comune di Noli, ha in comune con Patrica e con Monte Cagume il fatto di essere associati da Dante Alighieri nello spazio di due versi, come località sicuramente belle, piacevoli e che rappresentano dei punti di riferimento dal punto di vista geografico e turistico. Le statue saranno realizzate in corten, che è un materiale che ben si inserisce nell'ambiente. Questo percorso fatto con i personaggi della Divina Commedia diventa anche un modo per incontrare e la poesia di Dante e anche personaggi storici che Dante cita nella Divina Commedia.